Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale con un nuovo video unboxing dedicato a The Sage Figures. The Sage Figures, sempre tratta dal mondo di Dragon Ball ed in particolare di Dragon Ball Z. Qui con me infatti ho Mecha Frieza, una delle ultime release, una delle più recenti da parte di Bandai e Sage Figures, che non vedo l'ora di vedere insieme a voi. Quindi partiamo! Iniziamo come al solito con una rapida occhiata alla scatola, la parte senza dubbio meno interessante dell'unboxing e recensione. Solita scatola Sage Figures con tre quarti del front occupato dal blister protettivo e trasparente da cui è possibile intravedere l'action figure. Qui sulla destra rappresentazione di Mecha Frieza. Ai cui piedi troviamo simbolo di conformità di Toei Animations, logo di Dragon Ball Z, Tamashii Nations e Bandai. Sul lato della scatola della confezione, come al solito, tre immagini rappresentative di Mecha Frieza e tante altre immagini in pose differenti anche sul retro della scatola, insieme ai soliti crediti e warnings. Andiamo ad aprire la scatola con il nostro amico taglierino, qui, e facendoci aiutare dall'altro nostro amico andiamo ad unboxarla. Il contenuto è quello che potevamo intravedere già dal blister. Rimuoviamo la parte frontale. Come vedete c'è da apprezzare già la presenza di una basetta trasparente per uno degli accessori di cui parleremo fra poco, che sarà questo, per se vogliamo chiamarlo accessorio, questo secondo body bellissimo. Adesso come al solito ragazzi tiriamo tutto fuori dalla scatola e cominciamo ad analizzare gli accessori. Ed ecco qui l'intera gamma di accessori in dotazione a Mecha Frieza. Abbiamo tre teste intercambiabili, tre paia di mani, quindi tre mani sinistre e tre mani destre ovviamente, una base circolare e trasparente con relativo supporto per andare a sostenere questo secondo body che vedremo fra un attimo, e questa coda articolata da poter applicare sia a questo secondo body che ovviamente a quello principale dell'action figure. Cominciamo con l'analizzare proprio questo secondo body, che secondo me è una vera e propria opera d'arte. Va a ricreare quella che è la scena iconica per cui nasce questo personaggio, fondamentalmente per morire subito dopo, per essere ucciso dal Trunks del futuro che con la propria spada va a tagliarlo a metà. E qui è riprodotto molto fedelmente, guardate infatti la sezione in entrambi i lati, sia su quello della schiena che nella parte frontale, reso molto molto bene con questo taglio netto, e ovviamente non è possibile andare a modificare la sezione. Ottimo sia lo sculpt che il painting, senza nessuna sbavatura o altro, e molto belle anche queste parti sia del casco che della zona pettorale, del costato e delle gambe. Davvero un ottimo pezzo che va ad arricchire questa action figure, ma anche purtroppo ad alzarne il prezzo. Stiamo parlando di una figure di all'incirca 75 euro qui sul mercato europeo, ma comunque è un'ottima aggiunta da affiancare ovviamente al Trunks del futuro per andare a ricreare quella scena iconica. Davvero bellissimo. Per applicarlo alla basetta, questa è la basetta circolare, nulla di particolare, quindi trasparente, con un alloggiamento per il peg a sfera che c'è sul supporto, quindi si va ad applicare facendo un pochino di pressione ovviamente, e poi questa parte del supporto ovviamente va infilata nella zona lombare della schiena del nostro Mecha Frieza. Nulla di particolare o di innovativo ragazzi, questo è più o meno il risultato finale. Poi ovviamente ci sono i peg visibili a cui andranno applicate le braccia e le gambe del body principale, e poi lo vedremo ovviamente nella sezione posing a fine video. Poi andiamo avanti con la coda, che sinceramente è l'accessorio che mi piace meno, che mi ha fatto storcere un pochino il naso. Ottimo il painting metallizzato, molto molto bello, che vedremo anche in altre sezioni ovviamente dell'action figure fra poco. Si va ad applicare a Mecha Frieza con questo peg ed è divisa in due per permetterne un po' la mobilità attraverso un altro peg a metà sezione. Si vede molta discontinuità tra questa parte della coda e questa un po' più cicciona, diciamo, questa della base. E sinceramente non era molto fondamentale secondo me questo movimento, però va ad arricchire un pochino la possibilità di posing.
In questa parte finale c'è anche la plastica è morbida, quindi è possibile muoverla leggermente, ma non in modo definitivo, quindi poi ritorna nella propria sede quando si lascia, insomma, si lascia la pressione. Andiamo ad applicarlo ovviamente a questa sezione che si trova sul fondo schiena di MechaFreeze, facendo massima attenzione perché parliamo pur sempre di SH Figuarts, quindi ogni tanto i body vanno a rompersi, e qui non a rompersi, ma a staccarsi le articolazioni. Ecco, con un po' di pressione si va a mettere la coda, e a me non piace proprio questa parte perché la discontinuità, oltre ad averla qui a metà coda, ce l'abbiamo anche qui in modo anche molto più evidente, perché ovviamente il peg deve potersi muovere, però ecco, ci sono questi gap fastidiosi, insomma. Io personalmente, ragazzi, poi la mia opinione, avrei preferito una coda magari messa in una posizione decente, ma non con questa discontinuità. Ecco, abbiamo visto una coda di gran lunga migliore in altri personaggi. Mettiamo per un attimo da parte il nostro Frieza per andare a vedere al volo le mani. Ne abbiamo, come dicevo in apertura, tre paia. Abbiamo una con le dita leggermente serrate, quindi i palmi semiaperti. Molto bella, ovviamente la parte sinistra è quella cromata, quella metallica di MechaFreeze, invece quella destra è quella normale, con le unghie viola, sono molto molto piccole ma molto ben fatte anche nei dettagli qui del metallo. Poi ne abbiamo un altro paio con il palmo invece totalmente aperto per l'utilizzo di tecniche varie, e poi l'indice puntato sia per l'utilizzo di tecniche sia per altre pose particolari, insomma, anche queste molto molto belle rispetto alle dimensioni. Poi invece abbiamo i volti, altra parte molto interessante di questo MechaFreeze, perché sono resi benissimo, molto bella la testa con la giusta rotondità. Secondo me molti hanno lamentato il fatto che sia troppo tonda, ma per quel che mi ricordo io invece è molto fedele a quello che vediamo nell'anime. E abbiamo tre espressioni differenti: il classico ghigno di Frieza, il volto urlante invece con un occhio leggermente chiuso, e poi il volto con una sorta di difficoltà di Frieza, mentre durante un combattimento oppure durante particolari tecniche. Ovviamente ci sono queste sezioni che possono essere applicate, possono essere rimosse dalla testa principale che troviamo già sul corpo, in modo molto semplice, in questo modo, e applicate poi alle altre teste. Molto semplice da togliere e da sostituire. Molto soddisfatto anche dello sculpt di queste facce, di queste teste, ragazzi, anche abbastanza solide, belle pesanti. E poi per quanto riguarda il painting, nulla da dire, c'è qualche dettaglio come questa sorta di cicatrice, varie altre sfumature, varie altre cose, di cui sono molto molto soddisfatto. Anche qui le parti metallizzate hanno qualche segno di usura, quindi rendono il tutto molto più realistico, quindi molto soddisfatto di questi accessori, a parte, come vi dicevo, la coda. E veniamo ora all'action figure, che mantiene la qualità che abbiamo visto anche negli accessori, anzi secondo me la amplifica. Perché è un'ottima, ottima figure. Piccolino, ovviamente, essendo in scala, MechaFreeze è un personaggio molto bassino, piccolino, però ricco, ricchissimo di dettagli, sia nella testa, che non ha nulla di diverso rispetto a quelle intercambiabili che abbiamo visto fino adesso. Uno sculpt bellissimo, con il solito sorrisetto di Frieza che mi fa impazzire, sinceramente. Frieza è uno dei cattivoni che preferisco di Dragon Ball. Massima cura sia nel painting della testa, degli occhi, del rossetto stesso della riproduzione della bocca, e la cura che viene poi allargata al resto del body in modo abbastanza maniacale. Quindi sono molto soddisfatto anche di questa parte del corpo e di tutto il resto, soprattutto delle parti meccaniche, con questa verniciatura ottima che rende molto bene la cromatura. E soprattutto, ragazzi, la satinatura bianca di questo bianco perlato, bianco sporco del resto del corpo di Frieza, e anche del viola delle sezioni della spalla, spalla destra in questo caso, perché quest'altra invece è meccanica, e del diaframma. Nulla da dire, una cosa da farvi notare sono questa sorta di innovazione per le spalle che possono essere spostate per permettere appunto
un maggiore sollevamento della spalla e andare a nascondere poi, del braccio, scusate, andare a nascondere poi in fase di sollevamento appunto i vari gap. Quindi una bellissima figure, sono veramente soddisfatto, a parte questo dettaglio della coda, ragazzi, che non riesce ad andarmi giù, ma davvero molto molto bella. Sarà una sfida poterlo, cioè, doverlo esporre con il secondo body che abbiamo visto prima o così, perché in entrambi i casi è davvero molto molto bello. Andiamo a vedere velocemente le articolazioni, partendo dalla testa che può essere ruotata in questo modo, anche lateralmente con un pochino di difficoltà, andare verso il basso e verso l'alto, con ovviamente anche l'articolazione del collo. Ovviamente per sostituire la testa molto semplice c'è un'articolazione a doppia sfera, quindi può essere sostituita la testa in modo molto molto semplice e riapplicata altrettanto semplicemente. Andiamo poi con le spalle che abbiamo già visto, è possibile tirar fuori la spalla, una butterfly joint molto classica, braccio che può andare verso l'alto, può ruotare praticamente di 360 gradi anche all'indietro, può essere alzato in questo modo, appunto avendo cura di spostare la spallina e doppia articolazione al gomito che può far arrivare l'avambraccio del nostro Mechafrisa più o meno fino a qui. Poi rotazione anche del bicipite, rotazione dell'avambraccio e ovviamente peg per le mani. Stessa cosa, ragazzi, inutile che ve lo dica anche da questa parte, ovviamente in modo simmetrico del tutto funzionante. Poi articolazione anche per quanto riguarda sia la parte del diaframma che può andare verso l'alto e verso il basso in questo modo, con l'evidenza, diciamo, di questo piccolo gap, cosa che avviene anche ovviamente qui se facciamo delle pose molto estreme come questa. Però poi invece abbiamo, per quanto riguarda le gambe, la possibilità di aprirle fin qui, quindi più o meno 45 gradi di apertura, forse un pelino in più, nulla di particolare. Poi possono andare verso il basso per consentir loro di essere spostate poi in avanti per calci o cose del genere. All'indietro stessa cosa, ma molto limitato dallo sculpt di questa parte come al solito. Poi possiamo farle ritornare in sede tranquillamente. Doppia articolazione, questa cosa mi sta dando un po' fastidio, doppia articolazione anche al ginocchio e alle caviglie, con un peg a sfera che permette la rotazione sia laterale che sopra e sotto dei piedi. Piedi che comunque sono curati anch'essi molto molto bene, dettagliati con questo painting cromato che, vi ripeto, adoro tantissimo. Mi piace davvero molto questa figure. Spero, adesso andremo a vedere qualche posa, spero di non ritrovare la stessa difficoltà nel posing che ho ritrovato nel Frisa forma completa e quindi lo scopriremo fra poco. Comunque, per adesso ragazzi, super super consigliata. In conclusione, ragazzi, questa SH Figuarts dedicata a Mechafrisa da Dragon Ball Z è una figura davvero eccezionale. Secondo me non è perfetta, ha diverse mancanze, qualche difetto, sia per quanto riguarda i peg, le solite articolazioni, sia in fase di posing ho avuto problemi di equilibrio dovute sempre alla maledetta coda. Coda che è l'unico accessorio che proprio non riesce ad andarmi a genio, perché la trovo appunto discontinua nella forma. Ma purtroppo posso capire appunto che l'articolazione stessa della coda poteva soltanto essere fatta in questo modo, ma accessori che vengono valorizzati tantissimo da questo secondo body, che secondo me era d'obbligo per un personaggio del genere, per una scena iconica come quella di Dragon Ball Z, appunto, in cui compare questo personaggio, e sarebbe uno spreco appunto non posarlo in questo modo e non procurarsi ovviamente un Trunks del futuro. Trunks del futuro che ovviamente grazie al colosso di nerd.com mi procurerò,
per andare appunto a ricreare questa iconica scena in fase di posing. Quindi, per tutto il resto, ragazzi, un painting veramente ottimo, così come lo sculpt, accessori comunque con ben 3 teste intercambiabili, oltre a quella già in data in dotazione, quindi un totale di 4 teste, 3 paia di mani, davvero ottima per quanto mi riguarda la parte relativa agli accessori, tranne appunto per quella coda che a me personalmente non piace. Tutto il resto, ragazzi, rende questa figura davvero eccezionale, quindi vi invito a recuperarla se ancora non l'avete fatto. E sapete che qui sotto in descrizione c'è il link a ilcolossodeinerd.com, quindi ragazzi fatevi avanti. Mettete mi piace al video se vi è piaciuta, fatemi sapere se magari non siete d'accordo con me o se lo siete, oppure se avete riscontrato altri pregi o altri difetti che non ho elencato in questo video. Questa è la mia opinione personale, ragazzi, e ci tenevo comunque a dirvelo. Detto questo, ci vediamo come al solito ad un prossimo contenuto, ragazzi, e qui sotto nei commenti per parlarne. A un prossimo video, ragazzi, rimanete sempre sintonizzati sul canale, prossimi contenuti che saranno di solito il martedì e il giovedì con un nuovo unboxing, poi news della settimana la domenica e qualche live quella. Ci vediamo, ragazzi, mi raccomando, ci vediamo a un prossimo contenuto, statemi bene, ciao ragazzi.